Fratelli e sorelle, un breve pensiero a commento delle immagini che abbiamo visto, ma soprattutto un po' per comunicarvi il senso di tutto questo questa sera, perché naturalmente per coloro che hanno avuto la possibilità di seguire sin dall'inizio questo mese mariano, abbiamo voluto concentrare anche i video che hanno preceduto questo, soprattutto nel raccontare la storia delle GMG, dal lontanissimo potremmo dire 1985, da quando San Giovanni Paolo II, allora pontefice, ebbe questa intuizione così profetica, così bella, che continua nel tempo con diverse generazioni. E fino a ieri abbiamo avuto proprio questa possibilità, abbiamo ricordato anche attraverso le immagini, i titoli, i contesti nei quali tutto questo si è realizzato. Ieri proprio abbiamo avuto la possibilità di quasi di commentare la GMG rinviata, doveva essere celebrata proprio questa di Lisbona, la prossima ormai imminente, l'anno scorso avrebbe dovuto già essere storia passata, in realtà ancora non si realizza proprio per questo tempo della pandemia che ci ha coinvolto tutti e ha costretto anche a rimandare alcuni appuntamenti così importanti. Ed ora, ecco, la storia, almeno la grande storia, quella della Chiesa Universale, l'abbiamo un po', come dire, quasi sorvolata. L'interrogativo che in questi giorni andremo a fare per puntualizzare, per capire realmente anche le nostre motivazioni e anche capire in realtà chi e cosa andremo a vivere a Lisbona. Ecco, chi? Noi, i nostri giovani, almeno i giovani che noi conosciamo e con i quali ci siamo preparati. Questa sera abbiamo fatto una sorta di riassunto delle iniziative della pastorale giovanile, non solo del santuario, ma della provincia religiosa, di noi frati minori cappuccini, della provincia appunto di Sant'Angelo e Padre Pio. Domani sera avremo qui Don Pasquale Paloscia, che è il responsabile della pastorale giovanile di questa nostra diocesi, e lui ci racconterà anche come i giovani di questa comunità diocesana hanno camminato prima di raggiungere Lisbona. Intanto, ecco, colgo l'occasione in questo giorno così bello, il giorno del compleanno di Padre Pio, è il giorno in cui torniamo, potremmo dire, in famiglia, in casa, perché questi giovani non vengono da Marte. Quando vediamo le immagini di questi ragazzi che giocano, che vivono un'esperienza così esaltante, che cantano, che partecipano a queste liturgie, ci sembrano in realtà giovani così lontani da noi, o perlomeno dalle nostre realtà familiari, perfino dalle nostre parrocchie. Lo abbiamo visto, abbiamo difficoltà perfino a raccogliere un numero forte di giovani anche per recitare il rosario, anche nelle comunità in cui, alle comunità alle quali abbiamo chiesto anche di pregare insieme in queste sere. In effetti è proprio così, è proprio così. I giovani sono gente preziosa e arricchiscono incredibilmente la casa di ogni famiglia. Allora questa sera vorrei semplicemente sottolineare, ecco, questa realtà, i giovani e i giovani delle nostre famiglie, perché anche le famiglie, fratelli e sorelle, tutti quanti noi apparteniamo in qualche modo ad una famiglia. Le famiglie sono quanto di più, potremmo dire, dinamico esiste. Le famiglie cambiano di giorno in giorno. Quando ci sono dei piccoli in casa, siamo nel mese di maggio, fra un po' ci sono gli esami, allora anche le domande più spicciole, più quelle che si ripetono spesso, quanti anni hai, che classe fai, quelle domande che sembrano riguardare semplicemente i più piccoli, ma in realtà sono un po' il termometro di una famiglia. In alcune case ci sono perfino, dinanzi da qualche parte, una sorta di misurazione anche dell'altezza dei figli che crescono. Crescono loro e cresciamo anche noi. Le famiglie di giorno in giorno cambiano, e non si cambia semplicemente, potremmo dire, esteriormente. Si cambia in tutto, si cambia nella mente, nel cervello, nei pensieri. E credo che non ci sia lavoro più difficile, ecco, proprio
nel creare famiglia. Cosa voglio dire? La famiglia, proprio per questa sua dinamicità, non è qualcosa di stabile, di sicuro, lì, sempre, come dire, intatta e inamovibile. Assolutamente, proprio, è la cosa più lontana dal concetto di famiglia. E questo significa che tutti noi, tutti coloro che appartengono ad una casa, sanno che sono chiamati a partecipare a quest'opera, a questo lavoro di rendere soprattutto le relazioni, il contesto nel quale si vive ogni giorno più grande, di ritrovare gli equilibri che spesso e facilmente si perdono. Per cui questa sera non facciamo semplicemente, ecco, come dire, l'elogio. Una volta si diceva, ripensando ad una pubblicità, non so, quelle case dove tutti appaiono belli, splendenti, giovani, meravigliosi, no? La casa del mulino bianco, volevo evitarlo, ma per intenderci, non è così. Le nostre famiglie sono piene, come dice Papa Francesco a proposito della Chiesa, talvolta assomiglia ad un ospedale da campo. Abbiamo tante ferite, tante situazioni che facciamo fatica ad accettare e che vanno guarite. Ecco, proprio da queste famiglie partiranno i giovani che vanno verso Lisbona. Non sono per niente giovani perfetti, sono giovani che prendono coscienza di questa responsabilità e che sanno che non è semplicemente ciò che hanno ricevuto la famiglia, ma ciò che loro sono chiamati a costruire, a edificare. Quanto prima questa certezza avviene, questa consapevolezza, tanto prima si diventa uomini e cristiani. Questa sera non vi sembrerà strano il fatto che ci sono tre realtà diverse che hanno particolarmente, che vivono e che arricchiscono questa nostra assemblea. Abbiamo detto dall'inizio la famiglia di sangue di San Pio, i parenti, i pronipoti, coloro che molti di loro hanno conosciuto personalmente, hanno vissuto proprio questa familiarità, questa vicinanza, questa appartenenza forte della famiglia e del cuore naturalmente con San Pio. Accanto a loro, questa sera, anche seduti fisicamente, plasticamente potremmo dire, c'è la comunità dei frati, una sola famiglia, ci sentiamo davvero uniti a loro, abbiamo questo vincolo indissolubile nel nome di San Pio. Ma ci sono anche coloro che giorno per giorno lavorano nel contesto della TV di Padre Pio. E poi ancora coloro che custodiscono la nuova chiesa, quella che noi tutti chiamiamo, no? Il santuario di San Pio. Qualcuno potrebbe vedere in queste tre realtà, in queste quattro realtà, quasi una sorta di convivenza forzata questa sera, ma non lo è. Per certi versi anche questo rappresenta una sorta di sviluppo naturale. L'idea mi è venuta proprio onestamente da una chiacchierata che qualche tempo fa ho avuto la possibilità di fare proprio con Rachele Pennelli, la quale mi diceva, gli è sfuggita questa cosa, mi ha detto, nei locali dove ora c'è la sede di Padre Pio TV, praticamente in via Cappuccini, una volta quella era proprio la casa di zio Michele, il fratello di Padre Pio. Molto spesso Padre Pio si recava in quella casa. Ricordo benissimo la testimonianza di Tarcisia che ci raccontava proprio l'anno scorso, in questa occasione del mese di maggio, le occasioni, i momenti di festa, quando Padre Pio faceva un salto da loro e riempiva la casa. E proprio Tarcisia ci raccontava che qualche volta, oltre a Padre Pio, si infilavano tantissime altre persone, una vera e propria invasione di campo, che talvolta la famiglia di sangue, questa cosa pesava, ma veniva accettata, non si poteva fare altrimenti. Ecco, quella casa, quella famiglia, quel contesto era destinato sin dai tempi di Padre Pio ad allargarsi a dismisura. Quella casa era un seme, era una culla. Da quel luogo quante storie, quanti rapporti, quante vite incrociate nel nome di Padre Pio. E allora potremmo dire che anche la realtà della Chiesa Nuova non è nient'altro se non questo tentativo di abbracciare tutti, perché tutti, arrivando qui nei luoghi di Padre Pio,
possano sentirsi a casa, abbracciati, uniti, soprattutto nel momento della preghiera. E poi ancora proprio Padre Pio TV, a questa sua motivazione, questa sua missione. Di fatto la TV di solito molti la vedono anche nei luoghi più intimi, in cucina o dove la famiglia si ritrova anche a consumare i pasti. Non c'è luogo più intimo, potremmo dire, è lì che la famiglia celebra anche lo stare insieme. Ecco, questa vocazione di fare casa, di fare famiglia, appartiene a tutti quanti noi. Con questo impegno, voglio sottolinearlo e chiudo proprio con questa difficoltà, è difficile, è difficilissimo fare casa, fare famiglia. Chi è più responsabile lo sa e ci soffre anche di più, ma è un lavoro nel quale siamo tutti coinvolti, tutti. Qualunque età noi abbiamo, qualunque ruolo, qualunque condizione sociale, qualunque, diciamo così, servizio siamo chiamati a svolgere. Nella famiglia naturale, nella famiglia nostra dei frati, nella famiglia e nei contesti di lavoro. Chi più ci tiene, più è chiamato a soffrire. E in questo credo che il nostro amatissimo Padre Pio ci ha dimostrato fino in fondo cosa significa davvero fare casa. Ne siamo onorati, ci riteniamo un po' tutti quanti noi, suoi figli spirituali, e credo che con tutto il cuore siamo chiamati a testimoniare questa bellissima realtà al mondo che attende da noi anche le risposte e soprattutto i giovani che ci guardano e che ci seguono.